Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi, come potrete vedere dal titolo, vi farò vedere un po' di vestiti che ho comprato recentemente. Infatti, non facevo un haul da tantissimo, ho pensato che visto che ho comprato un po' di cose da H&M e da Zara, di farvele vedere. Allora, iniziamo con H&M. Allora, la prima cosa che faccio vedere è questa camicia qui. Allora, questa qua mi piace tantissimo. Ultimamente, diciamo che mi sono orientata di più sulle camicie piuttosto che sulle magliette. Questa qua, per essere costata 20 euro, è veramente di un materiale stupendo. Infatti mi piace proprio tanto. Niente, non è troppo aderente, io la utilizzo molto dentro, per esempio, dei jeans con una cintura, anche senza cintura, un po' aperta, con vari collane d'oro, eccetera. È molto molto carino. La seconda cosa che vi faccio vedere è un po' particolare. Diciamo che allora ho visto ovunque su Instagram queste giacche taglio maschile con il modello che si chiama Piede Pull, che va tantissimo quest'anno. Infatti anche nelle sfilate ultimamente, cioè ovunque, questo motivo qua. Metterò una foto per chi non sapesse che cos'è questo motivo, perché prima non lo sapevo nemmeno io, a dire la verità. E allora volevo comprare qualcosa che lo richiamasse senza che però fosse troppo eccessivo, eccetera. Quindi ho deciso di comprare questo blazer qui, che diciamo che richiama questo motivo e che è qualcosa che posso mettere volendo anche con i jeans, con sotto una t-shirt, e in un certo senso sdrammatizzarlo senza che sia troppo elegante. Se non so parlare, che è strano. Io infatti lo metto spesso con dei jeans chiari, una maglietta bianca o una maglietta nera, volendo, piuttosto che con dei pantaloni eleganti, perché non ho uno stile così eccessivamente elegante. Però si può mettere con tante cose e secondo me è qualcosa che si può veramente utilizzare tantissimo questo autunno. Poi, autunno significa maglioni per me, quindi mi sono comprato un po' di maglioni, soprattutto perché sono andata da H&M e ce n'erano veramente tantissimi, ma tantissimi di tutti i tipi. Non costavano proprio poco poco poco, però secondo me è anche una cosa positiva, perché significa che sono di un materiale migliore, penso. Costavano tra i 25 e i 50 euro più o meno i maglioni, in base a come erano fatti, la lana che avevano, piuttosto che se erano soltanto di cotone, eccetera. Il primo che vi faccio vedere è troppo bello, mi sono innamorata di questo maglione per il colore. È a collo alto ed è questo qua. Cioè, dai, quanto è bello! È bellissimo. Spero che vi piaccia anche a voi come quanto piace a me. Allora, questo qua costava 30 euro, sì, c'ho ancora sull'etichetta perché non le ho ancora tolte. Costava 30 euro, è più lungo dietro che davanti ed è di questo colore rosa. Rosa antico, ed è veramente comodo. Sta bene anche come mi ero truccata oggi. Ah, comunque questo qua che ho su adesso è sempre 10 mm, l'ho comprato l'anno scorso. Di sicuro ce ne sarà qualcuno simile anche quest'anno. E niente, questo maglione è veramente bello, comodo, non pizzica, perché io odio maglioni che pizzicano, perché credo che questo qui sia di cotone. Non lo so, non è scritto. Comunque, non pizzica per niente. In caso, io di H&M ho praticamente per tutte le cose la S, e se non c'è la S, i numeri, se non ci sono le taglie con S e ML, ho la 36 di solito, che è la 40 italiana. Allora, secondo maglione, più particolare, ma carinissimo, almeno a me piace tantissimo, è grigio chiaro, ed è questo qua, con tutte le perline degli Swarovski sopra. Che questo qua è leggermente oversize, ma non è troppo lungo, perché ho dei maglioni che sono troppo lunghi. Boh, mi piaceva tantissimo. Anche questo qua con il collo non alto, però nemmeno troppo basso. Avete capito che insomma mi piacciono i maglioni di questo tipo. Ultima cosa che ho preso da H&M è un altro maglione. Anche questo qua è veramente bello. Mi sono sbizzarrita che colori, cosa strana, perché da Zara ho preso cose praticamente solo nere. Questo maglione qua è azzurrino, 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 non so come definirlo. Anche questo qua con un collo un pochino alto. Questo qua contiene della lana, però si percepisce. Ho preso sempre la S, costava 25 euro. Allora, ho terminato così le cose di H&M, passando a Zara. Questo è il risultato di due haul insieme. Diciamo che non ho comprato tutte queste cose insieme perché sono un po' di cose.
Allora, per quanto riguarda la prima cosa, era qualcosa che volevo da una vita, ma proprio da vita, ed è un cappotto lungo, perché è lungo, color cammello. L'anno scorso lo volevo prendere, ma non ne avevo trovato neanche uno che non costasse troppo. Questo qua appunto l'ho preso da Zara, non costava poco, ma non costava nemmeno tantissimo, essendo comunque di ottima qualità ed essendo anche foderato. Non è di lana, quindi comunque non è da utilizzare in inverno, però in autunno secondo me è veramente, veramente bello. C'è un capello. Appunto, è lungo, non è troppo sciancrato. Lungo sotto al ginocchio più o meno, non è troppo sciancrato. Anche questo qua mi piace benissimo, mi piace tantissimo e l'ho già messo un sacco di volte, l'ho comprato da neanche una settimana. Lo consiglio molto se anche voi siete delle persone da cappotti. Facendo una pigna di vestiti, vabbè. Poi, altra cosa che ho comprato, allora volevo prendermi da un po' un vestitino nero da poter utilizzare di giorno. Allora ho preso questo qua da Zara. Praticamente sopra questo motivo qua di fiori ricamati sopra, che anche questo qua è qualcosa che va molto, soprattutto di questo primavera, autunno, c'è stata molto quest'anno. Le maniche che sono semitrasparenti, anche questo qua, lo sheer, è qualcosa che va molto. E non è troppo corto, cosa che sapete a me. Perché sapete che io ho dei vestiti troppo corti. Niente, è molto carino, secondo me è molto bello tutti i giorni, anche con i collant degli stivaletti, una giacca di pelle. Molto molto carino, ve lo consiglio. Sì, la pigna si sta crescendo. Altra cosa che ho comprato, che ho visto ovunque, quando l'ho comprata in realtà non avevo idea che ce l'avessero così tante persone, sono questi pantaloni. Hanno una riga bianca all'esterno, come vedete. Non hanno bottoni né niente, sono praticamente una tuta elegante, diciamo. E sono bellissime per quando non si ha voglia di vestirsi, però di fatto sembra che siano vestibili. Perché sono eleganti, tra virgolette. Io di solito li metto con qualcosa di nero sopra, con una giacca di pelle, oppure con una camicetta, però più che altro con la maglietta per sdrammatizzarli un po'. Sono veramente comodi oltretutto, e di questi qua però ho preso la M, anche se mi sono un po' grandi, perché altrimenti mi erano veramente corti. Io comunque, io sono 1,68 più o meno, non arrivo all'1,70 e la S però mi era cortissima, nel senso che mi arrivava a metà polpaccia, non mi stava neanche bene. Quindi nel caso voleste comprarli online vi consiglio di aumentare di una taglia se siete molto molto alte. Io non sono alta però tendenzialmente una taglia in più. Poi da Zara ho comprato un bellissimo maglioncino che però ha le maniche corte. Boh, mi piaceva, l'ho visto, mi piaceva molto. È fatto così, è nero, c'ha questo motivo qua, non so come definirlo, sul colletto di lana sfilacciata, diciamo, e appunto le maniche corte, ed è veramente comodo, morbidissimo, mi piaceva troppo e l'ho preso. Devo ancora capire un po' come metterlo, perché avendo le maniche corte non è proprio un maglione, magari lo metterò con una giacchina, eccetera, però è veramente carino. Ho comprato, manca poca roba, non preoccupatevi, una t-shirt. E c'è scritto "Please donate free coffee here". E secondo me era veramente bella, perché esprime più che altro il mio mood ogni mattina, la mia necessità, la mia dipendenza dal caffè. E ha questa scritta che esce fuori dalla maglietta, morbidosa. Mi piaceva molto. Scona normale t-shirt nera, ovviamente, che strano. Una delle ultime cose che ho comprato, e che secondo me è una cosa praticamente essenziale per l'autunno, è una giacca di pelle. Allora, io ho preso questa qua, che è un modello non troppo corto, con la cintura stile biker, di finta pelle. Vi era anche una che era di pelle vera, ma costava molto di più. E visto che sono andata in negozio e le ho viste erano abbastanza simili, allora ho optato per questa qui. Costava 40 euro, che secondo me è un prezzo buonissimo per una giacca di pelle. Ho preso sempre la S, ed è veramente comoda. Oltretutto è foderata, è una bella giacca per essere comunque una giacca di 40 euro. Io la raccomando molto perché praticamente in autunno si mette con qualsiasi cosa. Io ne ho una vecchissima, finalmente quest'anno mi sono spinta a sostituirla perché era veramente conciata. E ho preso questa cosa e sono veramente contenta dell'acquisto. L'ultima cosa che ho preso è un accessorio. Volevo prendermi una sciarpa un po' colorata, un po' divertente, visto che più che altro mi vesto sempre di nero. E allora ho preso questa sciarpa qua. Molto anni 70-80, 70 per il colore, 80 per il motivo, non so bene. Enorme, perché è lunghissima. Ma che è veramente figa. Sì,
Sì, ovviamente così faccio un po' schifo, però. Boh, non so, magari a voi fa schifo, ma a me piaceva come idea. È così. Soprattutto perché sono andata ancora in Olanda lo scorso weekend e ovviamente sono andata alla Zara perché ci vado sempre. E c'erano in giro tutto lì, faceva molto più freddo, mi serviva una sciarpa. E allora ho preso questa qui. Questa è la storia dietro la scelta di questa sciarpa, che tra parentesi è bellissima. E vi deve piacere. Sto scherzando. Niente ragazzi, termina così il mio video, spero che vi sia piaciuto. Scusate se la mia assenza durante questo mese, ma ho ripreso con la scuola gli allenamenti, sono stata impegnatissima. Spero quindi questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale per altri video, ho in mente dei video veramente belli, cioè spero almeno che siano belli per le prossime settimane. Grazie mille di aver visto questo video, conta veramente tantissimo per me e ci vediamo nel prossimo. Ciao!